Martina Leskowska. Martina Leskowska è probabilmente una slovacca che lavora a Malachi, in Slovacchia, in una fabbrica di componenti dell'IKEA. Componenti vari, penso, ma sicuramente viti, perché oggi ho montato un tavolo dell'IKEA e su una bustina contenente viti c'era un'etichetta con la scritta Final Inspection, Leskowska Martina. Malachi ha circa 18.000 abitanti, è un paesone. Martina ha trovato lavoro all'IKEA e controlla le viti. Probabilmente la pagano poco, ma lei non dispiace. Forse abita lì e va al lavoro a piedi o in bicicletta. È contenta di aver trovato quel lavoro senza emigrare chissà dove. D'estate forse ha una gonna azzurra che svolazza mentre pedala da casa all'IKEA. I capelli non so, pensavo biondo cenere, ma molte slovacche sono brune anche. Forse ha un fidanzato, anche lui di Malachi, o forse no. Forse ha un amore a Pesinok, un'altra cittadina di quel distretto, a una trentina di chilometri, o forse ama un cinese o uno spagnolo. Forse è serena, a volte un poco malinconica. Chissà se c'è un cinema a Malachi, un bar almeno dove ci si ritrova. Chissà che cosa legge. Chissà se ha un fratello o una sorella, se sta in un condominio o in una casa più rurale. A Malachi l'IKEA è in via Tovarishka 19. Il codice postale è 90101. Così. Adesso lo so che non ha un senso, ma io dovrò fare una bella fatica per riuscire a non scrivere una lettera a Martina Leskowska presso IKEA, Tovarishka 19, 90, 101, Malachi, Slovensko. Sì, lo so, perché mai? E cosa dirle? Beh, Martina, complimenti quantomeno. Le viti erano tutte perfette. Questo invece si chiama Le scene dei miracoli del poeta e la leggeremo insieme. Prima etimologicamente, un miracolo, dal latino mirari, è il luogo, è sostanzialmente il luogo, la scena del mirare, ammirare, meravigliare, così come un cenacolo è il luogo, è la scena del cenare. Il miracolo, a differenza della cena, esiste in relazione a chi lo guarda. Non è una fantasia, accade veramente, ma è miracolo soltanto se chi guarda lo sente come tale, mira, ammira, si meraviglia. E dunque un miracolo può esserci o non esserci, dovunque. Dove voglio arrivare? Forse al solito discorso sull'amore, non lo so dove voglio arrivare. Se è una ragazza la scena del miracolo, può accadere di tutto. Che le vecchie gridino Troia, i muratori restino clippati, i bambini non si sa. I bambini sono ingenui e insieme stronzi. E il poeta di solito è in disparte. Il poeta forse è l'unico a sapere che proprio di miracolo si tratta, ma resta fuori scena. Dove voglio arrivare? Forse al solito discorso sull'amore. Non lo so dove voglio arrivare, ma il discorso non è solo d'amore e di ragazze. Anche se la scena del miracolo
È per esempio il vento che rimescola e fa cantare gli alberi e garrire i colori dei panni. Può accadere di tutto. Una donna alla finestra tira i fili e ritira. Un uomo corre prima che piova. Un altro si abbottona la giacca. Tutti vivono la scena. E forse non lo sanno che è un miracolo, ma sono dentro. Il poeta lo sa, ma resta fuori, con la testa già piena di parole che come grumi intasano la vena della gioia. Se è fortunato però, se è fortunato ha una poeta accanto che lo ama così, nel fuoriscena, può dire a lei ciò che sa del miracolo e lei capisce, lo tiene per mano, forse lo bacia anche, gli sorride e vanno insieme a prendere il battello che navigando attraversa i colori, le foglie, le ragazze, i fili, il vento, con vita a bordo e vita fuori bordo che non può viverla tutta, si perde nel bianco della scia, ma è un miracolo il navigare tenendosi per mano. E lui, incredulo, si accorge che stavolta non è rimasto lontano ad osservare. È parte del miracolo anche lui. Così arrivo a un diverso discorso sull'amore e sui miracoli. O a nessun discorso, a solamente tenersi per mano e guardarsi e guardare.